Farina riconoscerà i meriti dell'Inter. Insomma, le milanesi si tengono su. Ci fosse stato anche il gioco, sarebbe un idillio. Invece molte cose sono avvenute per caso, come i gol. Questo, il primo, di Proasca, dopo un ottimo lavoro di Bagni. L'Inter è meglio organizzata e poi c'è il 2-0 di Torino a spingerla a fondo. Piotti deve sbrigarsela così su un tiro di Beppe Baresi. Nel miglior periodo interista, il pareggio. Punizione al limite dell'area, batte Antonelli, la deviazione è di Proasca. La difesa del Milan però si taglia con un grissino e perfino le vecchie ciabatte di Marini diventano armi micidiali. Piotti ribatte, ma Altobelli chiude il conto con un colpo di testa. Il Milan costretto all'attacco è più patetico di Mario Merola perché l'inferiorità di Antonelli e Novellino non è certamente un complesso. Marini e Oriali dall'altra parte sgobbano, ma i compagni buttano via. Prima Altobelli compie un'opera buona. Poi tocca a Bagni inciampare sulla tagliola Piotti. Alla canna del gas, così si dice dalle nostre parti, Zagatti chiede un miracolo a Jordan. Lo compie invece Bordon respingendo di piede un tiro di Moro. Non arrivano i miracoli, ma almeno si realizzano le grazie. Buriani commette rigore su Altobelli ed il favoloso Beck non infierisce. Dagli 11 metri para Piotti. Il gesto rivitalizza i milanisti fino a portarli ad un passo dal 2-2. Antonelli e Bordon, il loro duello dura circa 10 minuti, osservate. Vince Bordon ai punti e nemmeno quando il portiere è all'angolo con la guardia abbassata, Antonelli riesce a mettere a segno il destro decisivo. Anche l'Inter potrebbe mandare KO i concittadini, ma Altobelli si mette la mano sul panettone e lascia perdere.